Un saluto di pace e bene ai giovani presenti, a tutti coloro che ci seguono attraverso Teleradio Padre Pio. Nella sua esperienza quotidiana, Francesco di Assisi si accorge che un sentimento attanaglia spesso il nostro cuore, che è quello della superbia, del cercare la gloria di noi stessi, e dunque sostiene e aiuta i suoi fratelli attraverso questo cantico della povertà interiore, che potremmo definire così tutte le sue ammonizioni. In questa ammonizione quinta indica delle strade. Prima di tutto essere riconoscenti e decisamente felici dell'avere su di noi e dentro di noi l'immagine del Figlio. Portiamo l'immagine del Figlio di Dio e siamo somiglianti a Lui, e questa condizione ci caratterizza per una bellezza. Una bellezza che tutti ci contraddistingue, nessuno escluso, e dunque Francesco, seconda via, invita tutti gli esseri umani a lodare il Signore per questa condizione di bellezza, così come fanno tutti gli esseri viventi che lodano il Signore perché sono stati creati dal Padre. Certo, ed è la terza via, Francesco ci ricorda che c'è una capacità distruttiva dentro di noi, che è il peccato, che ci rende altezzosi e superbi, incapaci di riconoscere questa gratuità salvifica che viene dalla Pasqua del Signore. E lo dimentichiamo spesso. Allora, quarta via, qual è la vera gloria per noi, esseri creati ad immagine e somiglianza di Dio, e portiamo la bellezza del Figlio in noi? La vera gloria è la croce di Cristo, gloriarci della sua croce che ci ha salvati. E come possiamo gloriarci di questa croce? Non a parole, ma ogni giorno, portando la nostra croce quotidiana, che significa farsi dono, amare senza misura, amare nella contraddizione della vita, farci dono come si è fatto dono il Figlio di Dio. Questo ci rende gloriosi. E poi abbiamo bisogno di una gloria ancora quotidiana che può sostenerci, può accompagnarci, dice Francesco, gloriarci delle nostre infermità. Significa essere capaci non di dimostrare quello che non siamo, ma di essere capaci di accogliere la nostra povertà, la nostra fragilità, che ci rende simili al Figlio di Dio, che si è incarnato, si è fatto povero, si è fatto umile per testimoniare l'amore di Dio. E dunque, accogliendo le nostre infermità, la nostra povertà, la nostra piccolezza, possiamo maturare nell'amore di Dio e farci dono della gloria. E la sua croce, vera gloria, sono le nostre infermità.